è un paese diverso dal nostro, lì hanno fatto tre rivoluzioni e hanno tagliato l'assessore. Non è il paese. Devo capire come si chiama, che la diga. Allora, io sono un pezzo della facoltà in qualche misura, anche intanto ringraziare Giorgio, e non solo Giorgio, ma grazie a tutti quelli che hanno lavorato a realizzare questo evento in un tempo piuttosto veloce, perché diciamo personalmente ho trovato estremamente utile questo evento. Un po' perché c'è stato uno sforzo di presentare i dati che più o meno tutti conoscevamo, molti conoscevamo, in maniera estremamente chiara, diciamo, concisa, non retorica, ma in qualche modo proprio per questo più efficace. Cioè, tutti gli interventi che sono stati fatti all'inizio sono stati estremamente efficaci. Un po' perché alcune cose che sono state dette, mi ha colpito un fatto che c'è stata rivolta una critica molto molto pungente da Piero Angela, maestro Piero Angela, il quale con grande, diciamo, eleganza, però ci ha detto, parlava proprio di professori universitari, diceva: voi non avete voce, voi non siete stati capaci di organizzarvi, non siete un interlocutore, non siete stati capaci di diventare un interlocutore. Qui poi successivamente, diciamo, è intervenuto con il dottor Anno, che ha rotto, diciamo, il protocollo, però ci ha detto esattamente la stessa cosa, magari in maniera più veemente. E poi c'è questo tema della, diciamo, se è vero che studenti e i professori devono stare dalla stessa parte, direi anche in questo ho trovato forse una pecca, diciamo, qua le componenti sono tre, ci sono i nostri, il personale tecnico amministrativo è al collasso, lavora sempre di più, spesso fuori dall'orario di lavoro, spesso in condizioni veramente tragiche, e vi posso testimoniare che quando poi si inizia l'accademico, io dico: ma perché non mettiamo un punto organico in più per il personale tecnico amministrativo? Tutti i professori dicono: no, meglio i professori, però poi non riusciamo ad aprire i laboratori. C'è quindi da parte nostra, da parte e mia, diciamo, come professore universitario, sicuramente è stato un lungo periodo in cui non siamo riusciti a far sentire la nostra voce, perché, diciamo, purtroppo nei ministeri si sentono le voci di molti professori universitari, ma non quelli che dovrebbero parlare. Cioè, questo è un elemento che non va sottovalutato. Cioè, c'è una continua questua dal Ministero, non solo all'IT, anche a livello molto, cioè noi abbiamo avuto gli accordi di programma, una delle ciliegine, diciamo, della 240, con la quale alla Sapienza sono arrivati professori abbandonate in certi settori centridisciplinari di persone vicine al Ministro. Questo è successo prima. Quindi, diciamo, da parte delle professioni universitarie non c'è stata un'intransigenza, quella coerenza che noi avremmo auspicato, diciamo. Quindi, diciamo, da parte nostra c'è sicuramente da fare una grossa autocritica. Io sono assolutamente certo che non ci può essere nessun cambiamento all'università se non coinvolge tutte e tre le componenti: professori, da una parte, ricercatori in generale, compreso quelli cosiddetti precari, il personale tecnico amministrativo e gli studenti. Perché senza queste tre cose insieme non si va da nessuna parte, perché sono solo queste tre componenti insieme che danno la competenza. Che io sono rimasto sconcertato oggi, perché ho capito che, cioè, mi è sembrato di capire che i due politici che hanno parlato stanno nello stesso partito. Io dubito molto sinceramente, da come abbiamo parlato la prima, che lei abbia capito il concetto di divisione, perché lì è, cioè, quel concetto che ci è stato spiegato mirabilmente dalla collega di Torino, dice che, cioè, l'Hamburg è una follia, siamo i primissimi al mondo, ma che devi tagliare? Quindi tutto questo sforzo spaventoso, non si è parlato del costo dell'Hamburg, diciamo, quindi tutto questo è imbarazzante, mentre invece quello che ha detto
Senatore Tocci, mi è sembrato molto più in linea con quello che stavo detto qui, e cioè che questa idea che qualcuno sfugga totalmente a qualunque controllo, mentre a tutti gli altri vengono contati, diciamo, i piedi sul naso, questo è veramente diciamo, insopportabile. Quindi io ringrazio moltissimo Giorgio, Maria Grazia e tutti quelli che hanno contribuito, e soprattutto tutti quelli che sono intervenuti. Penso che oggi ancora una volta gli studenti, i dottorandi, i assegnisti ci hanno dato voce a una protesta che ha un fondamento profondo, cioè questa questione, l'articolo della Costituzione che dice il diritto allo studio è sacro in qualche modo, è stato calpestato da tutti i governi, e questo è stato questo governo che quello ci ha fatto diventare ultimi. Prima per subito, stiamo preparando, stiamo pensando, è strano, perché quando si va al governo bisognerebbe sapere che cosa si vuole fare, e la sensazione è che pensare di governare senza conoscere è veramente una presunzione terribile, e la sensazione è che alcune chi legifera non conosce. Quindi io spero che di queste iniziative ce ne possano essere altre, spero però che non venga attenuato questo filo che Giorgio vuole cogliere, cioè sarebbe veramente una buona cosa se finalmente i governi avessero come interlocutori persone come Giorgio e non persone come altri che invece sono i loro tipici interlocutori e che non hanno neanche da fare. Grazie.